L'intervento del neoassessore all'agricoltura Antonello Cracolici in occasione della manifestazione La Truscitedda di Castelnuovo di Sicilia è stata l'occasione per far conoscere la sua agenda di lavoro. In molti hanno elogiato l'arrivo nel Palazzo dell'Agricoltura di un politico dopo anni e anni di tecnici e pseudotecnici. Piano per il Sud, infondere ai produttori fiducia, i giovani risorsa per l'agricoltura, strategie sinergiche per valorizzare i territori, i prodotti agricoli e la loro trasformazione, nuovo PSR, richiesta d'aiuti a sportello e infine la problematica inerente alla forestazione siciliana. Sono stati questi gli argomenti che l'assessore Cracolici ha evidenziato nel suo intervento. Stiamo impegnando come giunta per fare in modo che il piano per il Sud, quello che è stato annunciato da Renzi qualche giorno fa, quel famoso master plan per il Sud che tra qualche settimana sarà presentato da parte del governo nazionale, abbiamo chiesto di introdurre due priorità. Due. La prima è il dissesto idrogeologico del nostro territorio, la seconda è la viabilità secondaria. Inserendo nella viabilità secondaria anche le ex strade interpoderali, che come tutti sanno, dopo i 5 anni di realizzazione, sono trasferite alla competenza delle ex province e quindi, ancorché non siano espressamente definite viabilità secondaria, ma rientrano nella tipologia di strade di servizio e quindi sono nella definizione tipologica di strade secondarie. Dobbiamo dirci che comunque abbiamo un grande buco e il buco non è solo le strade che abbiamo, ma è anche il livello inesistente di progettazione. Questo rende complessa la possibilità di realizzare in tempi rapidi quello che il piano per il Sud si pone. Piano per il Sud non è una nuova programmazione per 6 anni, il Piano per il Sud ha un obiettivo: entro il 31 dicembre 2017 bisogna tagliare i nastri, quella è una scadenza che in qualche modo impone a tutto il sistema degli investimenti che sarà concentrato in soli 2 anni e che dovrà quindi avere progettazione abbastanza avanzata per consentire la cantierizzazione e poi la realizzazione definitiva. Ma il dovere mio è quello di raccontare questa Sicilia, perché credo che uno dei problemi che abbiamo, innanzitutto al di là delle tante tipicità che caratterizzano il nostro territorio, che caratterizzano le nostre produzioni, che caratterizzano la nostra storia e la nostra cultura, il primo problema che abbiamo è che non riusciamo a raccontare la bellezza e la positività di ciò che noi oggi abbiamo. Spesso ci raccontiamo in senso negativo, spesso ci raccontiamo soltanto evidenziando gli elementi problematici che vivono e convivono con noi. Tutto ciò finisce per deprimere, finisce per dare un'idea di problematicità, di difficoltà. E questo quasi quasi ci fa arrendere prima di combattere. Io credo che la prima medicina che la politica ha il compito di somministrare e che non si compra in nessuna farmacia, nessun supermercato e non si ottiene neanche per legge è la fiducia. Dobbiamo investire sulla fiducia, su noi stessi, sapendo che la soluzione dei nostri problemi dipende esclusivamente da noi. Nessuno ci risolverà i problemi fuori dalla Sicilia. O c'è una classe dirigente in grado di investire anche sui nostri limiti, ma su quello puntare per provare a uscire da una condizione di, come dire, spesso di rassegnazione e di quasi di rassegnazione mistica che in qualche modo ogni tanto caratterizza anche il nostro modo di essere siciliani, oppure difficilmente noi riusciremo a risalire la china in un tempo nel quale, come dire, abbiamo il dovere, soprattutto per i nostri ragazzi,
di dare una prospettiva di futuro. Però giovani che stanno investendo non solo sulle aziende, non è solo il figlio che eredita la terra del padre, ma ci sono giovani agricoltori che entrano per la prima volta nel mondo dell'impresa, che sono scolarizzati, magari hanno ottenuto una laurea, hanno un master, insomma non sono soltanto agricoltori che coltivano, imprenditori che fanno azienda agricola e che comincia a farsi un grande, come dire, una messa, comincia ad avere, ogni giorno si edifica un mattone che va creando la nuova casa. E la grande scommessa è, come io spesso definisco noi il petrolio in Sicilia l'abbiamo. E il petrolio è la nostra terra, è la nostra agricoltura, la varietà, la biodiversità, la ricchezza che fa della Sicilia straordinariamente una terra in cui c'è tutto. Guardate, abbiamo concluso qualche giorno fa anche lì polemiche, discussioni, abbiamo concluso l'Expo. La Sicilia era capofila del biocluster ed era capofila non delle regioni del Mediterraneo, era capofila di un Mediterraneo in cui assieme c'erano gli stati, cioè la Sicilia era capofila di stati, e la Sicilia nel raccontare il Mediterraneo raccontava non solo le produzioni e le presenze degli stati, ma raccontava tutto ciò che esiste nel Mediterraneo e tutto ciò che esiste nel Mediterraneo. La Sicilia è il Mediterraneo, la Sicilia è la biodiversità presente nel Mediterraneo. Noi cos'è che non abbiamo? L'abbiamo. Ci mancano le raffinerie. Perché se il petrolio in una macchina, senza che l'hai raffinato, la macchina non va. Perché il petrolio, raffinazione, non ha l'effetto, come dire, che deve avere un petrolio raffinato. Ecco, che cosa sono le nostre raffinerie? È la trasformazione del prodotto agricolo, è la capacità di valore aggiunto, è la capacità di costruire insieme, cioè di fare insieme che dà un valore aggiunto alla nostra attività agricola. Ed è questa. Ci sarà la chiusura del PSR 713 e si apre la nuova programmazione che metterà a disposizione per la Sicilia oltre 2 miliardi e 200 milioni per i prossimi 6 anni. Anche qui dobbiamo decidere se i soldi dell'Europa, che sono sostanzialmente in agricoltura, guardate, il programma siciliano è il più grande in Italia e uno dei più grandi in Europa, questo per dare la dimensione anche dell'importanza che ha la Sicilia nelle produzioni agricole e nell'estensione territoriale in Europa. Noi dobbiamo decidere o se essere un bancomat, in una logica, come dire, di accompagnamento al reddito agrario, o se concentrare l'attività e la nostra strategia sulla filiera. Cioè avere l'obiettivo di sostenere l'agricoltura che si fa sistema, che sa produrre, che sa tipizzare, che sa fare qualità, ma che sa fare trasformazione e commercializzazione. Cioè, o saremo in grado di costruire, come dire, il grande centro commerciale, in senso metaforico, dell'agricoltura, cioè il chilometro zero, la capacità di accorciare la filiera, di spezzare tutte le intermediazioni parassitarie che ruotano attorno al mondo agricolo, a cominciare dalle procedure per ottenere i finanziamenti. Io nei prossimi giorni mi recherò a Bruxelles perché voglio provare a cambiare una filosofia. Vedete, se c'è una cosa che mi fa impazzire, da politico, mi conoscete, credo tanti, sanno chi sono e sapete pure che non sono il politico che è per la prima volta che si affaccia alla politica. Quindi ho qualche anno alle mie spalle di esperienza, di conoscenza,
Una delle cose che mi fa arrabbiare è che spesso anche nell'attività di programmazione dei fondi comunitari, siccome annunciamo, svolgono un'attività di indirizzo, di visione, ha lasciato tutta questa partita ai tecnici e l'ha lasciata a una dimensione procedurale. E quindi i tecnici come agiscono? Giustamente agiscono con le cose che conoscono. Si è fatto così e si farà. Cosa voglio dire? Io ho chiesto, ma è possibile che con il nuovo PSR tutte le misure che sono contenute nel PSR dobbiamo realizzarle a bando? Come funziona un bando? Se ci va bene, e questo è l'impegno a farlo, perché quelle sono inevitabilmente misure che bisognerà realizzare a bando, faremo i bandi tra gennaio e marzo, perché occorre fare il bando, pubblicare, farlo registrare, aspettare le domande, fare l'istruttoria, poi ci sono i ricorsi. Insomma, se partendo a marzo, è presumibile che nel marzo del 2018 cominceremo ad avere le prime erogazioni. Nel frattempo l'impresa che ha fatto distanza a marzo del 2016, forse nel 2018 ha una crisi di liquidità, nel frattempo potrebbe avere una condizione, diciamo, diversificata rispetto ai mercati. Quindi con un sistema sostanzialmente, di un meccanismo che sappiamo non funzionare o comunque non avere l'efficacia che potrebbe avere, però continuiamo a realizzarlo perché sappiamo che si fa così. Ci arrendiamo persino prima di poter tentare di cambiare le cose. Io voglio provare a fare un'operazione, andare a Bruxelles e chiedere di, nell'ambito del regolamento comunitario, provare almeno alcune delle misure contenute nel PSR di metterli a utilizzare il sistema sportello, cioè senza nessun bando, ma tu ti presenti quando hai la capacità di cofinanziare, quando hai un'indagine di mercato concreta in quel momento, quando hai la capacità di chiudere la filiera e quindi di fare accordi con altri soggetti interessati, e ogni 3 mesi aprire una finestra che consente a tutti di sapere che c'è il piano di sviluppo rurale, la regione che al momento giusto ti può essere d'aiuto a sviluppare la tua azienda. Certo, tutto questo interrompe anche procedure di verifica, di controlli, di doppi controlli, di tripli controlli, di intermediazioni, di assistenza tecnica, di agronomi, di specialisti e di banche, di tutto e di credito. Io mi voglio scommettere su questo terreno. Lavoratori, di chiudere l'annata con le giornate e le garanzie occupazionali. Ma in questo tutto c'è la necessità che alcune cose si determinino, ad esempio che venga almeno firmata dal Ministero dell'Economia, la delibera CIPE per consentirci quantomeno di anticipare noi, visto che ci dovremo assumere una responsabilità come giunta, di altre risorse che, se va bene, arriveranno fra 3 mesi. Quindi siccome i lavoratori non potranno aspettare 3 mesi, dobbiamo in qualche modo farci carico di un'anticipazione di attuazione. Ma al di là di questo aspetto, io lo leggerete domattina nel giornale di intervista. Io voglio anche qui nel settore della forestazione provare a uscire dalla sindrome di questo racconto. A proposito del racconto, la politica che deve raccontare. Tutti sanno, ad esempio, quanti sono i forestali in Sicilia, lo sanno tutti, almeno in Italia. Perché 24.000 forestali. Io la prima cosa che mi sono permesso di dire e di fare in questi giorni è dire: scusate, proviamo a raccontarlo in maniera diversa. 24.000 persone che lavorano nella forestale sono 24.000 lavoratori a giornata che, se fossero tutti lavoratori a tempo indeterminato,
sarebbero 6.152, sono sempre tanti, ma non sono 24.000. Ora sembra quasi un gioco, no, perché... ma consentitemi, anche la narrazione a volte ha bisogno di suoi simboli. Ma al di là adesso dei 6.152, il problema è come ridiamo dignità e funzione a un lavoro importante per questa legge. Allora io vorrò proporre una riforma che si muova su due gambe, due sole gambe. La prima, la prevenzione civile, non la protezione civile, la prevenzione civile, cioè l'utilizzo del lavoro manuale per garantire la prevenzione sul territorio. La seconda gamba è il lavoro di forestazione deve essere connesso alla messa a reddito. Quindi capacità di produrre dal lavoro entrate, dalla gestione del legno, dalla vendita delle degli impianti di biomasse. Insomma, questo deve essere una strategia che possa in qualche modo dare l'idea che il lavoro della forestale non è un assegno che ti mando a casa, è un sistema in cui investiamo sul nostro territorio sia in termini di sicurezza sia in termini di ricchezza. Io proverò a muovermi in questa direzione. So bene che dal dire al fare ci sono, come dice, maloceano, però lasciare le cose come stanno alla fine è solo un danno che facciamo, non solo alla Sicilia, ma lo facciamo anche ai lavoratori della forestale.